Ciao a tutti da Emanuele di Lega Hyrule. Abbiamo notato che tra i fan serpeggia un po' di confusione riguardo a cosa sia il rancore. Perciò abbiamo deciso di realizzare questo video per provare a spiegarlo. La calamità Ganon comparsa in Breath of the Wild è puro rancore. È un'entità priva di un corpo fisico. Nel gioco, però, nel tentativo di incarnarsi, il rancore si impossessa di vari oggetti ancestrali e da ciò ottiene le sembianze ragnesche che sfidiamo nell'osservatorio del Torrione nel castello, più quattro emanazioni, quattro spettri Ganon, che sono le Ire, formatesi nello stesso modo dalla possessione di oggetti ancestrali, che infestano i colossi sacri e hanno ucciso i piloti campioni. È a causa del rancore che i guardiani e i colossi si ribellano agli Aelia e agli Sheikah che li stavano studiando e finiscono sotto il controllo della calamità, provocando la caduta del regno di Hyrule e la distruzione di tutti i villaggi e le città Aelia nella piana centrale. Il rancore lo si vede anche impestare alcuni luoghi. Si trova per esempio alla base della torre di Akkala e nel castello di Hyrule. Come si vede nel seguito, il rancore fuoriesce da Ganondorf, il sovrano Gerudo rimasto sigillato in un mausoleo sotterraneo per 10.000 anni. Il rancore si trova dentro di lui, ma non come se fosse un parassita, come un qualcosa di estraneo a Ganondorf, che si è insinuato in un momento successivo dentro al suo corpo e lo ha corrotto, come accade invece al capobranco delle scimmie, che viene corrotto da un insetto dell'ombra. Ganondorf è il rancore. Come tutti i Link sono reincarnazioni dello spirito dell'antico eroe e tutte le Zelda sono reincarnazioni del sangue della dea Aelia, i tre o due Ganondorf storici conosciuti sono le reincarnazioni dello spirito, ossia il rancore, del Red Demone originario. Le sue origini, la sua ascendenza demoniaca, potrebbero spingere a ritenere che, in quanto reincarnazione del rancore del Red Demone, Ganondorf sia originariamente malvagio, che egli non possa essere altro che un cattivo. Invece, il comportamento di Ganondorf non ha nulla a che vedere con la sua natura. Ganondorf non è malvagio in quanto reincarnazione del Re Demone, bensì perché, in quanto umano, possiede il libero arbitrio che lo dota della facoltà di scegliere di compiere il male. Anche Link e Zelda posseggono tale libertà e pertanto potrebbero comportarsi male, come ha fatto il fratello della principessa Zelda prima, oppure come dimostra l'esistenza stessa di Link Oscuro, il quale è la parte cattiva esorcizzata dal cuore di Link. Ma a differenza di Ganondorf, Link e Zelda scelgono di non cedere al male, scelgono di compiere il bene. Inoltre, ciò che trasforma Ganondorf in Ganon non è il suo rancore, bensì deve ricorrere a un potere esterno, il tridente in Forzuola Adventures oppure la Triforza negli altri titoli. E Link e Zelda possono fare altrettanto, anche se finora non glielo abbiamo visto fare, essi potrebbero sfruttare le rispettive Triforze egoisticamente, a proprio vantaggio, analogamente a ciò che fa Ganondorf. Adesso vediamo la cronologia del rancore. Mortifer è stato il primo re demone conosciuto, colui che ha scagliato la maledizione contro la dea e l'eroe. Tale maledizione è stata ripetuta da Ganondorf alla fine di Ocarina of Time. Alla fine di Skyward Sword, Mortifer muore definitivamente. Dunque, Mortifer in quanto persona, in quanto singolo e unico individuo, non esiste più, ma persiste il suo rancore,
che alla fine delle vicende di Skyward Sword viene sigillato dentro la Spada Suprema. Purtroppo, come è accaduto altre volte ad altri sigilli creati nel corso della cronologia di Hyrule, a partire da quello posto dalla dea Aelia per imprigionare il recluso, anche il sigillo che vincola il rancore nella lama sacra della Spada Suprema, a causa del lungo trascorrere dei secoli, si è indebolito e di conseguenza il rancore è riuscito a liberarsi e a incarnarsi in una nuova forma fisica. La prima volta è avvenuto nell'era dell'eroe del tempo, nelle sembianze del re dei Gerudo, Ganondorf. Ganondorf è la reincarnazione del rancore del re demone che un tempo è stato anche Mortifer. Ma Mortifer, in quanto Mortifer, quello incontrato in Skyward Sword, non esiste più. Esattamente come non esiste più nemmeno il Ganondorf incontrato in Ocarina of Time. Il Ganondorf di For Sword Adventures è una persona diversa. O esiste l'uno o esiste l'altro. Non possono esistere contemporaneamente. Il Ganondorf del seguito di Breath of the Wild potrebbe essere una terza persona, diversa dai due Ganondorf precedenti. Allo stesso modo, tutti i Link e tutte le Zelda sono diverse dai loro predecessori e dai loro discendenti. Guardate questo schema che spiega il rapporto tra le tre persone di Dio. Dio è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre è Dio, proprio come il Figlio è Dio e come lo Spirito Santo è Dio. Ma il Padre non è né il Figlio né lo Spirito Santo. Il Figlio non è né il Padre né lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo non è né il Padre né il Figlio. Possiamo applicare lo stesso schema all'eroe. Il Link di Ocarina of Time è l'eroe. Il Link di Twilight Princess è l'eroe. Il Link di A Link to the Past è l'eroe. Ma il Link di Ocarina of Time non è il Link di Twilight Princess. Non è il Link di A Link to the Past. Non è il Link di The Minish Cap, di The Wind Waker e così via. Possiamo applicare lo stesso schema alla dea. Aelia è la dea. La Zelda di Skyward Sword possiede lo spirito della dea. La Zelda di Twilight Princess possiede lo spirito della dea. Dazzel possiede lo spirito della dea. Ma Dazzel non è la Zelda di Skyward Sword, né di Twilight Princess né tutte le altre. Possiamo applicare lo stesso schema al re demone e al suo rancore. Mortifer è il re demone. Il Ganondorf di Ocarina of Time, che ritroviamo in The Wind Waker, Twilight Princess e nella linea temporale dell'eroe sconfitto, è il re demone. Il Ganondorf di For Sword Adventures è il re demone. Il Ganondorf del seguito di Breath of the Wild è il re demone. Ma Mortifer non è Ganondorf e Ganondorf non è Mortifer. E i Ganondorf di Ocarina of Time, For Sword Adventures e Breath of the Wild non sono lo stesso Ganondorf. C'è però una differenza. Le tre persone di Dio coesistono, sono vive nello stesso momento. Mentre delle varie persone che incarnano gli spiriti della dea, dell'eroe e del re demone, ne esiste solo una alla volta. Ciò significa che Zelda è la dea Aelia rinata, ma non è precisamente lei. Allo stesso modo, Ganondorf non è Mortifer, ma entrambi sono il re demone, perché condividono la stessa anima rancorosa. Per noi può essere un po' difficile da capire, perché le religioni mediterranee, egizia, greca, romana e cristiana, e anche quelle germaniche e scandinave, non posseggono l'idea della metempsicosi, ossia di un'anima che si reincarna in un nuovo corpo. Ma ritengono che ogni persona possegga una propria anima e che quando l'individuo muore, l'anima va nell'aldilà e vi ci rimane mantenendo la stessa identità che aveva in vita. Il cristianesimo presenta la resurrezione, che è un'altra cosa ancora. Quando Gesù è risorto, è tornato in vita come Gesù, la stessa persona che era prima di morire. E lo stesso accadrà a noi, che torneremo ad avere i nostri corpi dopo il giudizio universale. Nella linea temporale dell'eroe sconfitto, Ganon risorge in questo modo qua. Negli Oracle, Duerova si sacrifica affinché il Ganon di Ocarina of Time, morto in A Link to the Past,
torni in vita. Diversamente, quando il Link di Ocarina of Time muore, la sua anima ritorna come il Link di Twilight Princess. Ma la questione non è così semplice, perché non si tratta proprio di una reincarnazione. Per spiegare ciò che avviene, dobbiamo fare ricorso a una religione orientale. Ed è logico, dato che le vicende di Zelda sono scritte da autori giapponesi. Secondo la tradizione buddista, non vi è una trasmigrazione di un'anima individuale da un corpo a un altro, dato che nel buddismo non esiste il concetto di anima soggettiva. Bensì si tratta di una successione di vite legate tra loro da un continuum eterno, nel quale si trasmettono gli effetti del karma. Si tratta di tracce che permangono dalle vite passate nelle vite future. Quindi ciò che lega tra loro tutti i Link, lo spirito dell'eroe, non è un'anima personale come la intendiamo noi, che si travasa da un corpo precedente a un corpo successivo. Eppure, in The Legend of Zelda, le anime individuali esistono, dato che vediamo quelle di Darmani e dei Campioni. Secondo la religione Ailia, così interpretata, pur rimanendo due persone distinte, l'eroe del tempo e l'eroe del crepuscolo condividono questa essenza, lo spirito dell'eroe. Lo stesso avviene per Ganondorf e Mortifer, i quali sono due persone differenti, accomunate dal rancore del re demone. Il termine chiave non è né resurrezione né reincarnazione, bensì rinascita, il quale è utilizzato nella traduzione inglese del gioco. L'interpretazione buddista è ancora più valida per il rancore, perché secondo la filosofia buddista, per rinascere non è necessario reincarnarsi in un corpo fisico, proprio come accade in Breath of the Wild, in cui il rancore è puro spirito. Tale interpretazione rende possibile la compresenza dell'eroe del tempo e dell'eroe del crepuscolo, i quali hanno anime diverse, ma in comune lo spirito dell'eroe. Lo stesso si può dire per Zelda. Sebbene finora non le abbiamo mai viste insieme, se non per un istante, a ogni generazione esistono contemporaneamente una regina Zelda e sua figlia, la principessa Zelda. Nella Hyrule di The Adventure of Link coesistono sia l'antica Zelda prima, sia la Zelda di quest'era. Nella famiglia di Link ciò non avviene, perché, a differenza del sangue della dea, lo spirito dell'eroe non è ereditario. Ed è questo il motivo per cui Zelda si reca a pregare presso le fonti nella speranza di udire la voce della dea Ailia. Perché la dea Ailia esiste ancora nonostante sia rinata nel corpo mortale di Zelda. Vediamo un altro schema. In origine era Mortifer, che muore. Rinasce una prima volta nel Ganondorf di Ocarina of Time, il quale ritorna più volte come Ganon nella linea temporale dell'eroe sconfitto e che invece muore sia in The Wind Waker sia in Twilight Princess. E dopo questo titolo si reincarna nel secondo Ganondorf in Forsworld Adventures. Attualmente non sappiamo ancora se Ganondorf del seguito di Breath of the Wild sia un Ganondorf già conosciuto che ritorna oppure se sia un terzo Ganondorf. Qualcosa di simile al rancore è comparsa però già prima. Mi sto riferendo a un titolo in cui Ganondorf perde le proprie sembianze corporee e il suo spirito incontra Zant nel Regno del Crepuscolo. E anche in Forsworld Adventures, nel quale, a differenza di Skyward Sword, in cui viene sigillato il rancore, è Ganon a finire sigillato all'interno della quadrispada. Quando svela a Link gli accadimenti di 100 anni prima, Rohan dice: la vera natura della calamità Ganon si perde nella notte dei tempi. Il re dei demoni è nato nel regno in un lontano passato, è tornato poi sotto forma di puro rancore. Tutta la presentazione precedente è stata necessaria per rispondere a una domanda che ci avete posto.
se qui il sovrano si stia riferendo a Ganondorf o a Mortifer. Ebbene, dato l'enorme lasso di tempo che intercorre tra l'antica guerra raffigurata sull'arazzo e l'era di Breath of the Wild, gli eventi occorsi prima si sono tramutati in leggenda e gli eventi verificatisi negli altri giochi sono raggruppati in un macro periodo definito Era del Mito. Qualche dettaglio di quanto accaduto in passato è stato tramandato, per esempio i nomi dei saggi Ruto e Naburu si ritrovano nei nomi di due colossi. Dopo 10.000 anni però gli abitanti di Hyrule non hanno idea dell'esistenza di un mausoleo in cui è ancora recluso Ganondorf, come noi non sappiamo dove è sepolto Gengis Khan. Nel presente sanno che è esistito Mortifer, per davvero nel mito, dato che hanno chiamato così il crepaccio di Mortifer. Sanno anche che la calamità ancestrale, tramandata, come dice Rohan, nelle favole e nelle leggende, era un Gerudo. E siccome è chiamata calamità Ganon, possiamo intuire che il Gerudo si chiamava Ganondorf. Dopo tutte queste premesse, nel contesto del discorso di Rohan, è facile intuire che il re, quasi sicuramente, si sta riferendo nello specifico a Ganondorf, per due ragioni. Dice che il re dei demoni è nato nel regno, ma nell'era del cielo non esisteva il regno di Hyrule. Inoltre si chiama calamità Ganon e non calamità Mortifer. Dopo tutto questo discorso, noi ci sentiamo di escludere in maniera categorica la possibilità che Mortifer possa mai ritornare. Anche se Ghirahim è tornato in Hyrule Warriors, gli Hyrule Warriors non contano, non sono canonici. Però non siate timidi e fateci sapere che cosa ne pensate voi lasciando i vostri commenti qui sotto e mi raccomando, continuate a seguirci. A presto!